Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi un piccolo video haul perché mi sono arrivate delle cosine, allora ve le volevo far vedere. Ma prima di tutto mi sono messa qui a registrare oggi perché ho una bella notizia da darvi, nel senso che sono stata contentissima stamattina di scoprire questa cosa. Il mio amico Kevin ha finalmente aperto un canale, perciò ve lo linko giù nell'info box e mi raccomando andategli a dare un'occhiata perché io adoro Kevin e niente, ha aperto un canale, perciò andate a sostenerlo, a seguirlo se vi va, a me farebbe tantissimo piacere. E insieme al suo canale vi lascio giù anche il link ai canali degli altri miei amici, ovvero Marco, Benedetta, Eleonora e Giorgia. Ciao, amori miei! E niente, direi di iniziare subito facendovi vedere i vestiti. Il primo sito che mi ha contattato è SHEINside. Come sapete, io amo SHEINside. Sto pensando di adesso con la mia migliore amica di comprare qualcosa sia da qui che da Romwe con i nostri soldi perché ci sono dei vestiti che mi piacciono tantissimo. Poi SHEINside è uno di quelli che non mi delude mai. L'altro sito invece mi sembra che si chiami New Dress e New Dress. Devo dire che non mi ha fatto impazzire, comunque adesso vi dico tutto, vedrete tutto quanto dal vivo. Partiamo proprio da New Dress e dall'unica cosa che mi è piaciuta, che è questa camicia qui, tipo da boscaiola. È fatta un po' più corta davanti e poco più lunga dietro, ma proprio di poco. Il materiale è abbastanza pesante e la camicia è abbastanza lunga. La parte dietro vi copre metà sedere, se siete alti più o meno 1,65 m, 1,70 m. E la taglia è la M, che sarebbe una 38, qui c'è scritto. La taglia va bene, sì, è ok, e nel complesso questa camicia mi piace molto. Le due cose che davvero mi hanno deluso, e sono stata anche una sfigata perché ne ho prese due, sono state questi due maglioncini. Allora, innanzitutto, quando li toccate sembrano tipo cartoncino. E sono tipo deformati, sembrano, non so se si capisce il materiale, sembra quello dei vestitini per i bambolotti. È un peccato perché dal sito sembravano bellissimi. Comunque trovate giù i link nell'info box anche per vedere come si mostravano sul sito e come sono in realtà. Qui, come potete vedere, c'è un filo penzolante. E non mi hanno fatto impazzire, indossati sono più carini. Ultimo vestito che ho preso da questo sito è quest'altro maglioncino, la forma è praticamente uguale alle altre, solo che questo sembra fatto leggermente meglio. È caldissimo. Sì, diciamo che questo mi piace, il materiale non è scarso. È un semplice maglioncino grigio con la scritta Monotona Paris. Carino. Passiamo a SHEINside. Oh mio Dio, adoro questa camicetta, diciamo. È un po' strana nel senso che. Se magari la chiudo prima di farvela vedere. Eccola, questa è la camicetta con il colletto fatto così. Voi sapete che sto in fissa con queste cose. E viene giù, non lunghissima, tutta un po' allarghina, con la manica in dentro perché prima me l'ero messa molto bene. Sono proprio una sbadata cronica. Comunque, è molto carina. Secondo me questa con una gonnellina sotto. L'amore, mamma mia. Sicuramente la indosserò presto anche per farci un video. Poi ho preso questo cardigan che mannaggia che ormai fa troppo caldo per metterlo, anche se forse potrei indossarlo in questi giorni invece del giubbotto. È un cardigan di quelli mollicci, un po' deformati, che sono tutti larghissimi ed hanno le maniche strette strette. Questo andatelo a vedere sul sito perché si capisce bene com'è indossato. E i vestiti di SHEINside sono praticamente tutti identici alle fotografie, almeno quelli che ho provato io. L'unica cosa di SHEINside che non mi ha convinto al 100%, ma che quando ho riguardato dal sito mi sono detta: ma perché l'ho preso? Cioè, ci sono delle volte in cui io ordino dei siti e dico: ma perché? Cosa mi è venuto in mente? E in pratica è questa magliettina lunga o vestitino, tutta così larga. Adesso non ci fate caso che non è stirata. Perché l'ho comprata? Anche sul sito è così, perciò non è che dici è stata una delusione, è diversa dalla foto, no, semplicemente non è nel mio stile, non ho idea del perché io abbia preso questa cosa. Niente ragazze, questo è un video breve, un po' così, fatemi sapere qual è il capo di abbigliamento che vi ho mostrato che più vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacione, mi raccomando, date un'occhiata al sito specialmente SHEINside e ai canali dei miei amici, un bacione gigante.
E ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere anche qui giù quali video vorreste vedere. Io ho tantissime idee e piano piano sto iniziando ad organizzare dei video che mi avete richiesto da tempo. Sì, c'è anche il room tour tra questi, giuro che ve lo faccio. E un bacione. Ciao ragazze.